Partita da playoff, partita maschia. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché comunque non hanno mai mollato. Sono stati un paio di momenti della partita in cui eravamo sotto nel punteggio anche in doppia cifra e lì potevamo sfaldarci e invece siamo rimasti lì. È chiaro che se pensiamo che il primo quarto l'abbiamo perso di 2 punti dopo un grande avvio nostro, con grande fluidità. Il terzo e quarto quarto li abbiamo vinti entrambi, è chiaro che il break del secondo periodo è stato fatale nell'economia della partita, che è andato un po' a fisarmonica, nel senso che loro allungavano, noi ci avvicinavamo, però alla fine siamo arrivati a meno 3 con 2 tiri liberi. E poi curiosamente un fallo sul tiro da 3 punti di Marino, vabbè, è andato come è andato. Piccoli dettagli perché comunque una partita tirata, perché alla fine partiti liberi di fallo sistematico finale è una partita su un possesso, piccoli dettagli. Quando Ben, che non ha fatto una partita indimenticabile in attacco, ha alzato la pressione difensiva sul nostro ragazzo Fragonara, abbiamo perso 2 volte la palla a metà campo. Ripeto, è una partita decisa da pochi punti, piccoli dettagli che poi non tanto piccoli non sono, che magari succedono nel secondo quarto, poi alla fine te li trascini alla fine. Sono molto contento della nostra tenuta difensiva, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo subito solamente 16 punti nel terzo quarto e 13 nel quarto quarto. Peccato, piccole cose che non ci hanno consentito di vincere e fare 2 punti su un campo difficile, un campo tosto, però abbiamo fatto una partita sicuramente di buon livello. Passaggio a vuoto offensivo del secondo quarto soprattutto e troppi rimbalzi in attacco concessi a loro soprattutto nel secondo quarto ci sono costati tantissimo. Peccato perché poi nel secondo tempo abbiamo subito solamente 3 rimbalzi in attacco. È vero che uno è stato fondamentale di chi era nel finale, però abbiamo aggiustato anche quel fondamentale lì. Ci è mancato poco. Adesso dobbiamo riposarci e giocarci le ultime 2 partite al massimo le nostre possibilità. Sì, abbiamo cercato di preparare la partita cercando di togliere dei punti di riferimento. Loro hanno dei giochi in attacco abbastanza chiari per obiettivi, per far tirare certi tipi di giocatori ogni gioco in base per cercare di sfruttare le loro caratteristiche, abbiamo cercato di togliere questo. Non siamo stati bravissimi nel primo tempo, soprattutto su chi era, abbiamo lasciato qualche tiro aperto e sai, anche alcune scelte difensive, abbiamo lasciato il tiro a Lorenzetti che ha segnato da fuori dalla media, vero? Che potrebbe anche segnare, però non segna sempre. Anche quel tiro da 2,5 punti, diciamo, di arrivo nello scadere del secondo periodo sono tiri un po' concedibili, però sono stati bravi loro a segnarli. Torniamo sempre al discorso dei dettagli, sono piccole cose che però nell'economia di una partita contano tanto. Difensivamente, sì, come dicevo prima, come dici tu, siamo stati bravi a parte il secondo quarto e a rimbalzo difesa, però per il resto sono contento della nostra prova difensiva. Sì, questa è una squadra che onestamente ha perso tante partite in volata, e nonostante abbiamo un'esperienza notevole, però adesso sono ormai un paio di mesi che mi hanno trovato una quadra, che è chiaro, poi può succedere sempre lo scivolone di una partita tipo quella a Livorno con la PL, però è una squadra che fatica, non molla, non mollano, abbiamo qualità. È chiaro che adesso le partite cominciano a essere poche, però onestamente c'è una classifica talmente stretta che può succedere di tutto. È un campionato molto difficile, è un campionato che si deciderà per quasi tutte le posizioni all'ultima giornata. Sarà anche bello da vedere per voi, ma è abbastanza stressante. E quindi no, una squadra, per tornare alla tua domanda, una squadra che difficilmente si lascia andare. Adesso abbiamo trovato una bella quadra, abbiamo anche la possibilità di ruotare 10 giocatori. Oggi abbiamo giocato in 10, ha segnato tutti. Marco Scasino ha giocato poco e non ha avuto modo di segnare, però andare a referto 9 giocatori è una cosa che sicuramente ci dà la possibilità di avere una rotazione lunga. E io ritengo che se la nostra squadra ha la forza e la fortuna
perché quest'anno, ragazzi, la dea bendata, ma bendatissima nei nostri confronti. Se avremo la forza e la fortuna di entrare nei playoff, sinceramente, se io fossi un allenatore di una squadra avversaria, cercherei di non incontrarci. Chiaro che entrare nei playoff adesso diventa difficile, il margine di errore è molto basso e quindi dobbiamo cercare di essere pronti fin dalla prossima partita.